sono qui per giudicarla. Voglio solamente salvare suo figlio. Siamo ancora in tempo, ma per poco. Mi aiuti, Ethan. Mi dica cosa sa. Allora, comprensione. Lei avrà certamente avuto le sue ragioni. Non intendeva fare niente di male. Voleva solo alleviare il dolore. L'aiuterò a spiegare tutto questo al giudice. Non lasci morire Sean. Ci dica quello che sa. Possiamo ancora salvarlo. Ethan, dica qualcosa, porca puttana! Guardi qui, Ethan. Dia un'occhiata a queste. 8 fotografie. 8 vite strappate. Affogate in quella stramaledetta pioggia. Lo riconosce, vero? È suo figlio, Ethan. Questo è Sean, ed è ancora vivo. Mi parli, Ethan! Dica qualcosa! Io ho rapito mio figlio. Ma non ricordo che cosa è accaduto. Non so dove si trovi. L'unico modo per trovarlo è lasciarmi uscire di qui. Sono il solo che può salvarlo. Non ricorda cos'è accaduto, ma afferma di essere l'assassino dell'origami. Sono desolato, Ethan, ma dovrà impegnarsi molto di più se vuole che le creda. Amo mio figlio. Amo mio figlio. Tenetemi qui. E Sean morirà. Il tempo sta per scadere. E francamente non mi importa perché l'hai fatto. Tutto ciò che voglio sapere è dove hai nascosto Sean. Io non lo so. L'avrei già salvato se sapessi dove si trova. Ok. È la tua ultima chance. E questa volta ti consiglio di pensarci bene prima di rispondere. Dove hai nascosto Sean? Ve l'ho detto, io non lo so. Ah! Blake! Che stai facendo? È un assassino! Non ha nessun diritto! Mi deve dire tutta la verità! Carter, basta! Mi costringerai a denunciarti! E fallo! Basta che esci di qui! Non mi sei mai piaciuto, Norman, fin dall'inizio! E adesso fuori dalle palle! Brutto stronzo! Dimmi quello... Anche se fosse colpevole, non hai il diritto di ridurlo così. Da che parte stai, Norman? Stai difendendo questo stronzo? Io difendo la legge, e la legge dice che è innocente fino a prova contraria. Questo coglione non ha nessun diritto! Nessun diritto, chiaro? Allora, qui dobbiamo farci cacciare dalla stanza, vedete, così... Dobbiamo andarcene e andare a parlare col capitano Perry. Che è qui la stanza del capitano Perry. Blake cerca di estorcere una confessione al sospetto. Lei deve intervenire! Cos'è più importante, no? Trovare il piccolo Sean Mars o risparmiare qualche libido a questo falluto? Non si può fare una frittata senza rompere qualche... Maledizione! Ethan Mars è innocente! Dobbiamo rimetterci a cercare Sean se vogliamo avere qualche chance di trovarlo vivo! Questo caso la sta consumando, Norman. Dovrebbe prendersi una pausa di riflessione.
Non l'avrei preso il... Però non capivo l'altro tasto da schiacciare, ragazzi, non si capiva. Lui deve prendere questa droga, il nostro Jaden, perché si sente male. La sua vodka, signore. Grazie. Se mi è concesso dirlo, ha l'aria preoccupata, signore. Qualche problema con le indagini? Blake è convinto che il colpevole sia Marsa. Lei no? Pensavo ci fossero delle prove a suo carico. Sì, è vero. Ma c'è qualcosa che non quadra. Il suo profilo psicologico non corrisponde, e nemmeno la delineazione geografica. Non ce lo vedo, questo padre, affogare 8 bambini e poi rapire il suo stesso figlio. Mars non è l'assassino dell'origami. Ci scommetterei la vita. E chi allora? Non ne ho la più pallida, fottuta idea. Forse dovrebbe riconsiderare gli indizi in suo possesso. È quello che pensavo di fare. Ah, un'ultima cosa, signore. Se mi permette, dovrebbe evitare di esagerare con lei sa cosa. È pericoloso. Molto pericoloso. Sto cercando di controllarlo, ma è difficile. Diventa sempre più difficile. Se non sta attento, finirà con l'ucciderla, signore. E ciò sarebbe piuttosto spiacevole. Dunque, rivediamo gli indizi. Va bene, abbiamo qualche novità. La registrazione di una telecamera di sorveglianza vicino al parco il giorno in cui Sean Mars è scomparso. Credo non ci sia nulla di interessante, ma non si sa mai. Nessun delineamento geografico. Chevrolet che corrisponde alle tracce degli pneumatici, alle 16.02 diretta verso il parco, ripartita nella direzione opposta alle 16.37, all'incirca l'ora in cui Sean Mars è scomparso. Che sia l'auto del killer. Ora che conosciamo l'auto, no, niente. Non funziona, ok. Però abbiamo i pneumatici, no, le figure origami, no. L'orecchidea no, ma l'auto peccato sì. Peccato che non si veda il volto del conducente. Una Malibu dell'83. Vediamo. Ecco qua. Jackson Neville. Sospettato del furto, ma in seguito scagionato per insufficienza di prove. Nessun delineamento geografico. Però
Attenzione, abbiamo la patente di Jackson Neville. Nessun delineamento geografico. Però prima proviamo a vedere. Armato e pericoloso. Jackson è conosciuto anche come Mad Jack, implicato in numerosi casi di traffico di veicoli rubati. Considerato un individuo molto pericoloso, potrebbe aver procurato il veicolo all'assassino. Un po' debole come teoria, ma per il momento è tutto quello che ho. Perfetto, ragazzi, siamo nuovamente su Norman Jaden e adesso dobbiamo fare una cosa contro i protocolli della polizia, poiché abbiamo visto che lì i poliziotti sono tutti un po' fuori di cranio, no? Ok, alziamo, ci siamo ancora al commissariato e vediamo di raggiungere la stanza degli interrogatori. Si è confessato? Non ancora. Ha perso conoscenza. Facciamo riprendere e poi proseguiamo. È più duro di quanto pensassi. Duro o no, crollerà. Lo fanno tutti. In ogni caso, i miei complimenti. Ha svolto un ottimo lavoro. Ho indetto una conferenza stampa. Inizierà tra circa un'ora. Sarà un momento memorabile. Ma non vuole aspettare di avere la sua confessione? Non serve. È lui il colpevole, è ovvio. Alla stampa non interessa altro. Ethan Mars è innocente. E crede di essere l'unico a poter salvare Sean. E se avesse ragione, non ho altra scelta. Devo farlo uscire di qui. Esatto. Dobbiamo farlo uscire. Spegniamo la telecamera. Allora, parlate all'interfono. Però non possiamo parlare, ragazzi. Dunque, allora non mi ricordo più cosa c'era da fare. Probabilmente dobbiamo uscire e parlare con Mars e dire al poliziotto di piantone di lasciarci da soli con lui. Qua non c'è niente. Che la stanza degli interrogatori sia di qua l'ingresso. Probabilmente sì, devo orientarmi. Lasciaci soli. Lasciaci soli. Il tenente Blake ha ordinato per favore. Lasciaci soli. Come vuole. Se ha bisogno, io sono fuori. Merda. Ethan, va tutto bene. Allora, come vedete, i destini dei nostri personaggi si stanno incrociando uno con l'altro. Devo andarmene da qui. Devo salvare mio figlio. Cercherò di aiutarla. Dunque, allora, dobbiamo ottenere due cose. Le chiavi dalle manette.
Gary, fatti una pausa. Penso io a lui. Sicuro? Una pisciatina me la farei volentieri. Se deve sistemargli le manette, le chiavi sono sulla mia scrivania. Allora, raccogliamo questo cappotto che lo faremo per nascondere Ethan e dobbiamo ottenere le chiavi della scrivania di Gary. Dobbiamo trovare la scrivania vuota di Gary. Eccole. Stiamo agendo contro i protocolli della polizia, ma vogliamo credere in Ethan. Questo è ciò che sta pensando il nostro Jaden in questo momento. Quindi torniamo indietro e andiamo alla sala degli interrogatori. Abbiamo spento la telecamera, in questo modo non verremo ripresi. Fatto, è libero. Tenga, si metta questo. Sono in pausa. Se fa in fretta, dovrebbe poter uscire senza problemi. Tiri dritto fino all'uscita. Non si fermi, non parli, non pensi. Cammini e basta. Non so cosa dire. Mi dica solo che salverà suo figlio. Spero di non pentirmene. Quindi ragazzi, una prima seria alleanza stiamo vedendo qua. Perfetto ragazzi, quindi siamo scappati. Meno di un'ora fa la polizia ha reso nota l'identità dell'uomo ritenuto l'assassino dell'origami. Ethan Mars, padre del bambino rapito Sean Mars, è a piede libero e va considerato armato e molto pericoloso. La caccia all'uomo è in corso e le forze dell'ordine sperano di poter presto annunciare la cattura di questo criminale. Ho portato del cibo. Non sapendo i tuoi gusti, ho preso un po' di tutto. Spero che vada bene. Perché mi aiuti, Madison? Non sai niente di me. Potevano ucciderti. Non lo so, ma credo di aver fatto la cosa giusta al momento giusto. Eri nei guai e ti ho aiutata. Parlano di te in tutti i notiziari. Ogni poliziotto del paese ti dà la caccia. Dicono che sei l'assassino dell'origami. Ma è vero? Sei tu l'assassino, Rita? Tutto questo sangue. Perché eri in quell'appartamento? Credo che l'altro me stia mettendo alla prova il mio amore per Sean. Vuole sapere se amo mio figlio abbastanza da salvarlo. Significa che una parte di me sa dove si trova Sean. Ma l'unico modo per trovarlo è superare queste prove. Perché non dici queste cose alla polizia? E che dovrei dire? Che sono uno schizzato che annega le sue vittime e ha rapito il suo stesso figlio. Mi arresterebbero mentre io devo essere libero per salvare Sean. Non ho scelta. Solo io posso provarlo. Quando Sean sarà salvo, mi costituirò, ma non prima di allora.
Non puoi andare avanti così. Ti stai distruggendo. Trovare Sean è l'unica cosa che conta. Deve esserci un altro modo. Tu non capisci. Il tempo sta per scadere. Sean morirà tra poche ore. Io non ho altra scelta. Ti prego, Madison. Vattene. Dimentica quanto è successo. Non c'è più nulla che tu possa fare per me. Se vuoi aiutarmi, vattene. Devo farlo da solo. Diamo la scatola. Tempo della quarta prova, ragazzi. La quarta prova vedrà il perché c'era una pistola dentro nella scatola. Sei pronto a uccidere per salvare tuo figlio? Brad Silver, uccidilo, invia una foto, ottieni la tua ricompensa. Ecco, ora ha un senso il fatto che c'era la pistola. Ci servirà per uccidere questo Brad Silver. E ora, ragazzi, torniamo nei panni di Scott Shelby. Allora, questa parte ci vedrà ancora intenti a indagare ed è un altro trigger molto importante, vi avverto, lo rifarò nel caso sbaglio, ve lo riregistro. Come vedete sono le 11.10 di giovedì mattina, per ottenere il crimine perfetto. Quindi continuiamo, ragazzi, il nostro trofeo oro che stiamo agognando, e andremo fino alla fine per averlo. Siamo andati in un negozio di antiquariato. Manfred! C'è nessuno? Cerchiamo nel retrobottega. Eccolo. È un po' sordo, povero Manfred. Salve, Manfred. Chi è? Scott. Scott Shelby. Ti ricordi? Scott? Scott! Oh, ma sì, certo. Lieto di vederti. Quanto tempo? Circa 10 anni, credo. Oh... Alla mia età il tempo non significa granché. Io riparo orologi, ma il tempo cerco solo di dimenticarlo. E tu? Sei ancora nella polizia? Oh, no, ho mollato. Ora sono un investigatore. Lei è Lauren, è un'amica. Salve. Buongiorno, signorina. Beh, io dico che dobbiamo festeggiare. Giusto qualcosa? Aspettate. Sono sicuro di avere una bottiglia di scotch qui da qualche parte. Ma sì, diamo una trincata. Allora, prestate attenzione a ogni cosa che accadrà all'interno del negozio. Telefono. Scott, lo faresti un favore a un povero vecchio? Digli di richiamare questo pomeriggio. Certo, subito. Pronto? Sì, è il negozio di Manfred, ma ora non può rispondere. Potrebbe richiamare nel pomeriggio? Grazie. Osservate le mani di Scott e quello che fa Lauren. È molto importante, ragazzi, veramente molto importante. Guardate cosa sta toccando Lauren.
Dirigiamoci da Manfred. Allora, ai vecchi amici. Vai, diciottino, via, beviamo, che quando si beve poi si indaga e si ragiona meglio. Ah, che gli piace bere al nostro Shelby. Le piace? Sì, è bellissimo. È uno Stradelli, fabbricato a Venezia nel XVIII secolo. Ed è uno dei miei pezzi preferiti. Dimmi, Scott, cosa ti porta qui, dopo tutti questi anni? Vorrei che tu dessi un'occhiata alla busta. Forse potresti dirmi qualcosa sulla macchina usata per scrivere l'indirizzo. Vediamo un po'. Potresti passarmi la lente di ingrandimento vicino alla cassa? Certo, grazie. Subito. La mia vista diventa sempre più debole. Ecco, abbiamo toccato una lente di ingrandimento. Dunque ragazzi, se vi è piaciuto l'episodio lasciate un like oppure iscrivetevi al canale per sapere quando Ivy Rain continuerà con il suo, se i calcoli non mi ingannano, 12° episodio. Ora controllo. Grazie di aver visualizzato questo video, ci vediamo alla prossima. Vi ho già detto di mettere like o di iscrivervi al canale, quindi alla prossima ragazzi, grazie di essere stati con me come sempre e ci vediamo per il prossimo episodio, sempre nei panni di Scott Shelby. L'indagine continua, la vita di Ethan, anche quella di Ethan, ma quella di Sean è sempre appesa di più un filo, e continua a piovere. Alla prossima, ragazzi. Grazie.